La strana giornata di Alexandre Dumas. È un libro avvincente. Io non mi sono saputa fermare. È un libro che ho letto d'un fiato, perché non solo ti prende da un punto di vista proprio psicologico avvincente, ma da un punto di vista proprio di commozione reale. È la storia di una donna che ha perso ogni possibilità di una vita piena, e non per mancanza di risorse finanziarie o di titoli nobili. A lei viene negato il primo senso di appartenenza, quello di appartenere alla tua stessa famiglia, il primo amore vero, l'amore tra madre e figlia. La strana giornata di Alexandre Dumas. Mentre leggevo questo libro, per isolarmi dai rumori della casa, mi è venuta un'ispirazione. Mi sono messo le cuffie per sentire un po' di musica. E quale musica? Ho pensato, l'opera buffa. E così ho fatto. Un po' di flauto magico, un po' di piccini. Di che cosa mi sono accorto? Il libro, con l'opera in sottofondo, scorreva come se le due cose fossero concepite insieme. E ho scoperto quindi che, tra le altre virtù di questo libro, c'è anche quella che si muove con i tempi e le cadenze dell'opera buffa, coeva alla storia che viene raccontata. La strana giornata di Alexandre Dumas. L'autrice parla veramente con il cuore al cuore del lettore. Le storie di Vincenza, piuttosto che di Maria Stella, o anche le poche righe che vengono dedicate alla mamma naturale di Maria Stella, sono veramente parole che costruiscono un mondo. Vincenza è una donna, diciamo, che possiamo definire popolare, ma abbastanza popolana, ma abbastanza colta per la sua epoca. Una donna però con grosse difficoltà, soprattutto a livello emotivo. Una donna che possiamo definire un po' inaffettiva, quasi incapace di manifestare i suoi sentimenti. Ma poi la protagonista in assoluto è Maria Stella. Maria Stella, raffinata, intelligente, ti prende. È una donna a cui tutti vorremmo assomigliare in qualche modo. La strana giornata di Alexandre Dumas. Ho trovato funzionale veramente il personaggio, che per la prima volta Alexandre Dumas parla, diciamo, come protagonista, in questo caso come vero personaggio, quindi, della storia. Dumas non è un personaggio della vicenda. Dumas è il testimone della vicenda. È la cartina di tornasole che fa emergere dal racconto di Maria Stella le contraddizioni, il non detto, il subconscio. Lui, sornione, in un angolo, sorseggiando il suo tè, fa qualche appunto, fa un'alzata di sopracciglio e lascia che Maria Stella da sola trovi il senso recondito di quello che le è accaduto. Strana giornata di Alexandre Dumas. C'è un'introspezione alla fine in questo libro, una ricerca quasi psicanalitica di questa donna, sempre mai in pace con se stessa. E la fine del libro, forse in qualche modo, questa sua ricerca trova in fondo un senso di pace, questa donna, un senso di tranquillità. Si sente veramente, secondo me, la passione della scrittrice mentre scrive il libro, la simpatia che prova per la protagonista, per le protagoniste. Per cui, secondo me, se si vuole leggere un bel libro, vi consiglio di tutto cuore La strana giornata di Alexandre Dumas. Chi cerca l'intreccio, il plot, avrà pane per i suoi denti, perché qui troverà tutti gli intrighi, i misteri e le sorprese di una storia scritta sotto l'egida di Alexandre Dumas. Ma nello stesso tempo, chi ne volesse ancora, troverà oltre e dietro questo altri piani di lettura. Troverà, per esempio, che tutti i personaggi sono calati in un campo di energie che si contrastano, che si combattono. Ci sono le energie astrali, quelle che
come apprendiamo all'inizio del libro, determinerebbero, suggerirebbero la storia dei personaggi e i loro accadimenti. Ci sono poi le energie che vengono dal di dentro, dal subconscio, e che si materializzano talvolta in immagini forti, violentissime. Ci sono poi infine le energie della volontà. Maria Stella è una creatura piena di caparbia volontà. Lei non vuole accettare sic et simpliciter quello che è stato tracciato per lei, ma con tutte le forze tenta di ridisegnarlo. E questo è un filo conduttore che ci segue dall'inizio alla fine della storia. La strana giornata di Alexandre Dumas.